sindaco pro tempore di Vieste, è al suo secondo mandato nella gestione del comune, di un comune che ha visto nascere un'associazione anti-racket tra il 2009 e il 2010. Cosa è cambiato? Beh, è cambiato molto. Tutti i fenomeni estorsivi si sono alquanto proprio, non dico che sono finiti, però buona parte di quel fenomeno è stato estirpato. Naturalmente bisogna combattere sempre, perché non è che immediatamente cessa un qualcosa che era nato sul territorio. Cosa ha affrontato nel corso del suo primo mandato nel 2005? Che situazione si trovava davanti? 2006. Vabbè, è stata un'escalation dall'inizio del mio mandato fino al 2009 con fenomeni estorsivi, ingenti, prese di posizione da parte di imprenditori, riunioni, tavoli tecnici con il prefetto, con i coordinamenti, diciamo, con i vari coordinamenti. Sono stati fatti diversi tavoli tecnici a livello di prefettura e allora c'era il prefetto Nunziante, il quale ci aiutò a mettere su questa associazione per iniziare un percorso che doveva essere completamente differente, quindi cercare di mettere assieme le varie anime che venivano molestate, che venivano ogni giorno bistrattate, metterle assieme e costituire un fronte unico per poter rispondere a questo fenomeno che stava prendendo delle connotazioni abbastanza, diciamo, pericolose. Pericolose nel senso più di mafia, di più terrorismo, di mafia. Quindi allarme più anche sociale? Allarme sociale, sì. Atti terroristici? No, atti terroristici no, ma proprio a livello di azioni criminose, tipo di quelle che fa la mafia vera e propria, incominciava un pochino. Cominciavano ad attaccare anche le istituzioni? In maniera diretta no, in maniera indiretta tramite l'assalto ai vari cittadini, alle varie imprese, quindi anche un attacco alle istituzioni in un paese che poi... Lei ha mai avuto atti intimidatori? È stata mai oggetto? Due macchine. Prego? A me sono state bruciate due macchine. Quindi atti di vessazione intimidatoria con l'incendio di due macchine, minacce, lettere anonime? No, minacce, lettere anonime no, però mi sono state bruciate due macchine, per cui... Questo. Dal 2006 qual è stato il ruolo delle forze dell'ordine nella tutela della sua persona e della città di Vieste? Credo che le forze dell'ordine abbiano avuto e abbiano tuttora un ruolo importante, perché sono il punto di riferimento con il quale noi abbiamo poi costruito sia l'associazione di racket sia tutto un percorso sul quale si stanno basando le varie, diciamo, prese di posizione di tutti quanti i cittadini. La ringraziamo, sindaco.